Estendere i ristori anche alle imprese artigiane e commerciali. E questa è la richiesta avanzata dalla CNA Sicilia dopo che a livello regionale è stato chiesto un incontro urgente al presidente della regione Sicilia, Renato Schifani, e all'assessore all'attività produttiva Edmondo Tamaglio. In alcune zone, è spiegato, il servizio idrico è stato ridotto fino al 50%, causando una crisi che ha costretto le imprese a trovare soluzioni alternative molto costose. Ad esempio, un ristorante deve pagare fino a 200 euro al giorno per rifornirsi di acqua tramite autobotti, aumentando così i costi di gestione in maniera insostenibile. I settori maggiormente colpiti sono ristoranti, bar e pasticcerie, panifici e produttori di pasta, produzione di bevande, hotel, affittacamere B&B e tutto il settore ricettivo, acconciatori, estetisti, servizi di tolettatura per animali, autolavaggi, lapidei e alcune categorie del settore manifatturiero. Pertanto, prosegue ancora la CNA, riteniamo necessario adottare, al pari dell'assessorato all'agricoltura, misure volte a sostenere lo sforzo delle imprese per preservare il valore delle filiere produttive.